Cosa succede normalmente se in un videogioco muori, muori di nuovo, muori pure così? Ammazza che nabbo! Quando succede questo, normalmente si prende e si cancella il gioco. Niente di più e niente di meno. In questo video ti darò un valido motivo per mantenere il gioco e continuare a giocare. Prima di partire con l'argomento del video, voglio ringraziare davvero tutti quelli che si sono iscritti al mio canale. Sì, è un canale piccolo, parla di un gioco davvero di nicchia, e per me questi 40 iscritti, e spero che quando il video sarà caricato saranno molti di più, valgono davvero come 1000, come 10.000 e perché no, come 100.000 iscritti e ancora e ancora e ancora di più. Quindi grazie, davvero davvero grazie. Ma ora torniamo all'argomento del video. Quando siamo nuovi del titolo e giochiamo da soli o in gruppo, tra le varie ricerche prima di cominciare o durante il gioco sono: qual è l'arma e l'armatura migliore? Sapete da precedenti video che non sono molto d'accordo su questa cosa, però rispetto chi lo fa. Alla fine, se questo non rovina la mia esperienza del gioco, che ben venga se volete farlo. Per un istante accantoniamo la ricerca sull'arma più forte del gioco e concentriamoci sull'armatura. In breve sappiamo che l'elmo sarà Shroud, la corazza Razzakiri, le braccia Malkarion, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è pur vero che prima di poter affrontare queste creature dovrò equipaggiare un set. Esatto, e spesso per non perdere tempo su cosa fare si opta per l'amico navigato che ci porta dai Behemoth e li tira giù per noi, o dal tipo random che sembra fortino che sicuramente avrà la meglio contro queste creature. Ok, anche lì liberissimo di farlo, ma è anche vero che questo crea una situazione di dipendenza. Cioè, giocherò solo se il tizio è online, perché così sono sicuro che otterrò tutto quello che mi serve. Questa situazione che si crea ci porta in alcuni casi nell'abbandonare il gioco perché dopo aver completato tutto non avremmo imparato nulla, non saremmo ancora in grado di cavarcela da soli e senza ulteriori stimoli abbandoneremo il gioco, quello che personalmente non vorrei che accadesse. In questo video ti mostro un set fatto di carta straccia costruito sulla base dei Behemoth più semplici da cacciare, che ti permetterà di fare in solo un'ascesa terrestre 10-50, un set che può essere usato da tutti e che richiede il minimo sforzo per un grande risultato. Ora ti mostro il suo potenziale.
Ora veniamo alla parte tecnica nel dettaglio. Per fare questo set ci serve un reforge, quindi portare la spada a livello 20, fate il reforge e riportatela nuovamente a livello 20. Questa operazione ci serve per potenziare al massimo la spada dello Skarn e usare la sua passiva unica. Poi avere i seguenti bonus: più 6 impulso, più 6 parassita e più 6 tenace. Per le celle preferisco impulso e non astuzia perché prima di poter attivare il vortice o ricaricarlo dopo averlo usato, avere un critico garantito mi sembra la cosa migliore. Per i pezzi armatura abbiamo elmo Skarn, gambe e petto Killshot e braccia Elion. Per i consumabili abbiamo la pozza del danno, quella della difesa e il pilone per i danni. Ma ora arriviamo alle tre domande. Perché dovrei costruire questo set? Perché dopo che ti tiro giù facilmente uno Scrive e uno Shroud nello stesso arena, penso che non dovrei aggiungere altro, anche perché diciamo che la coda dello Shroud ora è il mio nuovo portachiavi? Questo set iniziale si può potenziare? Abbiamo una versione intermedia e una avanzata? Ma certo che sì, abbiamo sia la versione intermedia e sia la versione avanzata. E ora l'ultima domanda. Mi daresti quella lista? Ma certo che sì, ma la caricherò in un altro video, quindi iscriviti, lascia un mi piace e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, Slayers!